Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Che iniziamo con la celebrazione presieduta in duomo dal cardinale Scola, in suffragio del prelato di Lopus Dei, Monsignor il Vescovo Javier Ecevarria che è scomparso nel dicembre scorso. È stato il secondo successore di San José María Escrivá de Balaguer, il fondatore dell'Opus Dei, e ha guidato la prelatura per 22 anni, fino al giorno della sua morte, avvenuta all'età di 84 anni, il 12 dicembre scorso. Monsignor Javier Echevarria, vescovo e prelato, viene ricordato in Duomo con una messa di suffragio presieduta dal Cardinale Scola. Dopo un breve intervento iniziale del prelato per l'Italia, don Matteo Fabri è lo stesso Cardinale a delineare una memoria commossa. Proprio nell'imminenza del Natale il Vescovo Javier si è abbandonato al suo Signore come ha scritto nell'ultima lettera fece sua la preghiera della vigilia della prima domenica dell'Avvento Romano Vieni Signore, non tardare è stato esaudito da quel Signore che fattosi uomo e condividendo con noi ogni istante chiamò a sé gli Apostoli come si è appena ascoltato nel Vangelo di Matteo Ne conosciamo i nomi come conosciamo tanti nomi dei loro successori uomini che... Generazione dopo generazione hanno accolto la chiamata del Signore per servire la Chiesa ad immagine del Buon Pastore. Prima Pietro e Giovanni e Giacomo, e poi su su nel tempo: Agostino, Ambrogio, Carlo, fino ad arrivare a vescovi come il beato Alvaro o il compianto Don Javier figli carissimi di San José Maria, uomini che lungo la storia hanno lasciato tutto perché sentivano e sapevano di aver ricevuto tutto da Dio. Il pensiero del cardinale va all'amicizia personale con il prelato. Nell'itinerario esistenziale di Don Javier si percepisce con chiarezza trasparente che nessuno può essere padre se non è figlio. Basta pensare al suo rapporto con il beato Alvaro e con San José Maria. E ho usato il verbo al presente. Peculiarità questa dell'intera esistenza di Ecevarria, vissuta con la paternità propria del ministero episcopale e del suo compito di prelato dell'Opus Dei. Ma capace di essere particolarmente feconda. È stata così feconda perché egli non ha mai smesso di considerarsi e di vivere come figlio da quando fu nato a sequela di Gesù, già nel 1948. Essere grati al Signore per la paternità di Don Javier implica quindi l'essere consapevoli della responsabilità affidata anzitutto ai membri della prelatura. Ma anche a ognuno di noi, consapevoli del compito che vivere da, da figli, eh, quanto il Signore ci domanda nel qui ed ora della storia, è decisivo, soprattutto in questo grande cambiamento di epoca. Così fece Don Javier. Il suo è stato un magistero profondo perché ben radicato nella realtà. Nell'ordinario quotidiano investito dalla fede. Abbiamo bisogno come Chiesa più che mai di uomini e di donne che vivono nel, nel quotidiano, nell'ordinario della vita, un riferimento intenso a Gesù, a Maria Vergine e i Suoi Santi, un amore a priori per la Chiesa Santa di Dio, al di là dei limiti. Degli uomini di chiesa. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. E alla fine spezzò... di quello che l'arcivescovo definisce un gesto molto bello, che esprime un forte senso ecclesiale e illumina il compito di ciascun cristiano in questo tempo delicato questo di passaggio, ancora una raccomandazione. Proprio nelle ore in cui si riunisce l'avvio del terzo congresso generale elettorale per nominare il successore del prelato scomparso. Bisogna pregare intensamente perché colui che verrà scelto con l'aiuto dello Spirito possa stare nel grande solco tracciato dal Fondatore a beneficio della Santa Chiesa e a servizio di tutta l'umanità. E noi abbiamo voluto chiedere un ricordo anche al prelato per l'Italia, don Matteo Fabri. Un suo ricordo personale. I ricordi personali sono tantissimi e sono soprattutto felice di essere stato presente in parecchie circostanze in cui eh, c'è stato un momento di incontro con il cardinale, con il nostro cardinale, perché c'era un'amicizia molto profonda tra i due. Io ho avuto veramente il privilegio di assistere a volte a pranzo insieme, a volte pregando insieme, a volte in momenti così di incontro più semplice. E, e lui era così, una persona molto soprannaturale, molto unita a Dio, ma allo stesso tempo molto umana, con una memoria sorprendente per tutto ciò che si riferiva alle persone. Ricordo anche nei, nei miei confronti tante cose relative alla malattia di mio padre. Si informava con un affetto e con un interesse veramente sorprendenti. Nel 2012 fu anche in questo duomo il prelato. Sì, sì, sì perché venne un paio di giorni qui a Milano, ebbe modo di incontrare molte persone, circa 4.000 alla fiera, in un incontro con famiglie e poi eh, fumo ricevuti da sua eminenza e subito dopo in occasione di questo siamo passati in Duomo dove lui era stato anche altre volte con San Cosemaria Maria e dove si è soffermato a pregare, ricordo molto bene, davanti alla tomba del Cardinal Schuster verso il quale... Noi dell'opera in generale abbiamo una grande riconoscenza perché negli inizi del lavoro apostolico qui a Milano aiutò moltissimo. E rimaniamo idealmente con il cardinale perché prosegue la sua visita pastorale definita feriale ai decanati. Mercoledì 1 febbraio alle ore 21 sarà la volta di Cinisello Balsamo. L'assemblea ecclesiale è convocata nella chiesa San Martino in via San Paolo 18 in località Balsamo. Io voglio segnalarvi lo speciale su Chiesa TV Canale 195 in onda sabato 4 febbraio ore 19.30 con replica domenica 5 alle 18.30 circa. E ancora venerdì 3 febbraio sempre alle ore 21 presso la Basilica di San Vittore al Corpo in Via San Vittore 25 a Milano, la visita del cardinale sarà per i decanati Centro Storico e Vercellina. In questo caso, lo speciale di Chiesa TV è lunedì 6 febbraio alle ore 21:15 e in replica martedì 7 alle 18:30. Voglio però anche che eh, diciamo, eh, sottolineare che il primo speciale della settimana prossima dedicato da Chiesa TV alle visite pastorali dell'arcivescovo Scola è lunedì 30 gennaio alle 21.20. Siamo nel momento della vita consacrata. Il 2 febbraio ricorre la ventunesima giornata mondiale. Appunto, della vita consacrata. Da vivere nell'attesa della visita di Papa Francesco il 25 marzo prossimo. Il cardinale presiederà la celebrazione eucaristica in Duomo alle 17.30. Anche in questo caso diretta integrale della celebrazione su Chiesa TV e in streaming sul portale. Della Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it. Adesso è tutto per la prima parte del nostro programma, ma restate con noi perché parliamo appunto proprio della visita del Papa. A tra poco. Trovati. Per chi ci ascolta in diretta di giovedì, è online da queste ore sul portale della Diocesi il sussidio pastorale che può aiutare a prepararsi al meglio alla visita, appunto, del Papa. E allora noi abbiamo chiesto il senso di questo sussidio a Monsignor Luca Bressan, che è uno degli autori del saggio stesso, che oltretutto tra eh, pochi giorni verrà anche reso disponibile, tutto gratuitamente si intende, in formato ebook. Ascoltiamo quindi Monsignor Bressan. Un sussidio pastorale per approfondire il significato della visita del Papa. Di che cosa si tratta? Di uno strumento che ci è stato chiesto giustamente dal Consiglio Episcopale Milanese per ricordare a tutti che la visita del Papa non è un happening, non è semplicemente la grande venuta di un, di un divo del rock, di un divo appunto del cinema, ma in realtà è un evento spirituale, è il Vescovo di Roma che viene a visitarci e a confermarci nella fede. È una visita che si inserisce nella storia. Cinque anni fa avevamo accolto Papa Benedetto XVI, che ci spronava a partire dal genio ambrosiano a risuscitare una testimonianza capace di parlare ai tempi di oggi. Effettivamente, la visita di Papa Francesco si pone nella stessa linea in questa Milano che sta vivendo un cambiamento d'epoca che è molto più potente di un semplice epoca di cambiamenti. Ecco, in questo contesto, la visita di Papa Francesco ci incoraggia a far uscire quel genio che è in noi per proporre forme nuove di vita cristiana che possano rispondere alle gravi sfide, alle grandi sfide che anche Milano sta vivendo. Tra coloro che hanno collaborato alla stesura di questo documento ci sono vescovi, sacerdoti, lei stesso, ma anche dei laici. Che tipo di scelta è? Chi sono questi laici? L'idea è che il documento è frutto di quel popolo che vuole accogliere il Papa e che nel momento in cui l'accoglie si scopre configurato da Dio, come dice il titolo, in questa città un popolo numeroso, dice il Signore. Proprio l'intenzione di far vedere che è lo spirito che ci raccoglie, che ci consegna questo compito, ecco allora l'idea di una stesura plurale che tiene conto dei diversi punti di vista, delle diverse figure anche all'interno del popolo di Dio. Ci sono esponenti dell'azione cattolica, esponenti dei movimenti, dei carismi che animano la città, gente che ha fatto anche del proprio lavoro un punto di partenza per leggere il significato di questa visita secondo quella logica di incarnazione che Papa Francesco ci chiede di vivere con l'Evangeli Gaudium. Non verrà pubblicato, è disponibile online. Se dovessi indicare un punto particolarmente qualificante o sul quale lei personalmente, che ripete fra i redattori di questo documento, ha particolarmente... Insistito, tiene che venga, eh, come dire, sottolineato nella riflessione comune. Il testo viene pubblicato soltanto online proprio per rimanere fedeli all'intenzione che diamo a questo scritto, che è quello di animare, di suscitare. Noi ci aspettiamo non semplicemente che venga letto, ma che dia origine a forme di recezione creativa, organizzare dibattiti anche all'interno della società civile, organizzare momenti di confronto all'interno, ad esempio, del mondo della cultura, anche del mondo della formazione, così che davvero. Si vedano quei processi che chiede il Papa di costruzione dal basso di questo popolo che lo accoglie. Il documento si è voluto, non ci è venuto proprio così essenziale come immaginavamo, ma come una sorta di recezione creativa dell'Evangeli Gaudium qui a Milano. L'intenzione è stata quella di rileggere questa esortazione apostolica che il Papa ci ha riconsegnato anche nel convegno ecclesiale di Firenze di rileggerla a partire dalla storia di Milano, questa grande città che ha profonde radici cristiane, ma che è sfidata nella sua identità cristiana odierna. E quindi se avete proposte a partire da questo sussidio, come ha detto Monsignor Bressan, comunicatele. Noi restiamo eh, all'interno dell'attesa per Papa Francesco con i volontari e vediamo con i loro occhi che cosa attendono. La diocesi cerca 3.000 volontari per la visita del Papa del 25 marzo. Eh, tu sei il responsabile? A che punto siete? Siete già in fase di reclutamento? C'è già qualche numero? Sì, abbiamo iniziato inizio gennaio, siamo a un migliaio di volontari, vengono un po' da tutte le sette zone pastorali, prevalentemente c'è una grossa presenza della comunità filippina che adesso ricopre quasi il 20%, sono stati anche i primi a presentarsi, ma sono numerose le associazioni come la Gesci, eh, Comunione e Liberazione e altre comunità straniere con cui abbiamo preso contatto. Il reclutamento viene prevalentemente tramite i referenti decanali che sono persone che hanno già avuto esperienze di volontariato e persone conosciute nel decanato che possono fare un po' da tramite e vedere come il territorio si offre per questa visita del Papa Milano. Quindi comunità straniere, forse una prima volta, movimenti, articolazioni ecclesiali e questo si sa. Se dovessi dire adesso ci si può ancora presentare, c'è ancora bisogno? Assolutamente sì, appunto, noi ne cerchiamo oltre 3.000, è eh, l'obiettivo che vorremmo raggiungere. Eh, ci si può iscrivere tranquillamente sul sito, ci sono i referenti dei canali e si possono trovare lì. O comunque, per qualsiasi informazione, c'è la mail a cui poter scrivere eh, che è volontari diocesi.milano.it e si riceveranno tutte le informazioni. Oltre ai volontari della diocesi di Milano è stata aperta la possibilità anche ai volontari delle diocesi lombarde, perché appunto il Papa visita Milano, la terra ambrosiana e tutta la Lombardia è coinvolta. Qual è la tua storia? Come sei arrivata a fare il responsabile dei volontari per questa visita del Papa nel 2017? Ma allora io ho già fatto il volontario più volte in altri eventi ecclesiali in Italia, compreso anche il Giubileo, ma anche ancora prima. E già nel 2012 con l'incontro mondiale delle famiglie ero comunque nell'ufficio volontari e da lì è stato un po' l'inizio a seguire tutta questa esperienza di volontariato ecclesiale e di organizzazione. Pietro, che cosa ti ha spinto a proporti come volontario? Ma ci hanno proposto questa esperienza che sicuramente è nuova, nuovissima e abbiamo considerato che è irripetibile. Quindi volevo provare e volevo vedere un po' come, come era organizzata. Quanto, da esperienze simili abbiamo visto che eh, abbiamo tanto e quindi ho deciso di accettare. Sai già se la tua candidatura ha passato le forche caudine del primo sì? Sì, 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 abbiamo, siamo io e altri ragazzi. Cioè circa della mia età e ci hanno chiesto di, di fare questo lavoro che sicuramente porterà tanto sacrificio ma una bella fatica. Che cosa ti aspetti dal 25 marzo? Ma, eh, sicuramente tanta, tanta emozione perché è un avvenimento che non, non, capi, non capiterà molto spesso e quindi ecco questa, questa voglia di mettersi a servizio della comunità comunque eh, fa, fa sicuramente crescere e, fa bene, eh, e ci fa sicuramente bene. Cosa fai nella vita? Io studio, studio a Varese, faccio scienze della comunicazione e nel tempo, nel tempo libero in oratorio, spendo, spendo tanto ma è sempre bello. E poi l'importante è vedere il Papa. Esatto, di sicuro. Insomma, se avete dai 18 ai 70 anni, volontari, chiocciola diocesi.milano.it, candidatevi come questo ragazzo che abbiamo intervistato nella bella chiesa del suo paese, agli estremi bordi della diocesi. Sesto calende. Rimaniamo con i giovani perché martedì 31 gennaio, che è la ricorrenza liturgica di San Giovanni Bosco, verrà presentato alla stampa. Un'iniziativa um, un nuova, cresciuto in oratorio. Alle ore 18, presso l'Oratorio Sant'Andrea della chiesa omonima in Via Trebbia 15 a Milano, appunto tale presentazione. Eh, la serata sarà animata da Ilaria De Amico, si, si esibiranno raccontando la propria storia di oratorio Davide Van der Spross e Giacomo Poretti del famoso trio. Sarà presente il Cardinale Scola, il vescovo delegato. Degli oratori delle diocesi lombarde, perché tutte le diocesi lombarde sono coinvolte: eh, Monsignor Maurizio Gervasoni e il direttore Don Samuele Marelli, e poi ancora tante testimonianze. Quindi, Cresciuto in Oratorio, c'è anche un sito dedicato e la diretta Facebook di questa presentazione. Appunto, lo state vedendo nella grafica: www.facebook.com, Cresciuto in Oratorio. E ora parliamo, diciamo, anche delle giornate importanti che ci apprestiamo e che viviamo, perché ci sono le quattro famose ricorrenze che sono legate tra di loro. Domenica 5 febbraio è la Giornata per la vita. Titolo Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Madre Teresa di Calcutta. Eh, fra l'altro, sul portale della diocesi potrete trovare anche il messaggio che è stato inviato per l'occasione dai vescovi italiani. Le giornate diocesane sono 29 gennaio, festa della famiglia, 5 febbraio, come si diceva, la giornata per la vita, 11 febbraio, la venticinquesima giornata del malato, e il 19 febbraio, la giornata della solidarietà. Eh, a livello di diocesi, abbiamo. Sempre considerato questo cammino come cammino unitario e trovate degli approfondimenti come sempre sul portale che indicano proprio come vivere al meglio questo momento. Ora parliamo di una ricerca importante della Conferenza Episcopale Italiana che parla dell'ora di religione. Ma scopriamo tutto nel servizio. Un interessante indagine parla dell'88% dei giovani degli studenti che frequentano l'ora di religione, un dato che sembra in controtendenza con quella che è la vulgata sulla frequenza eh, degli studenti diciamo all'apprendimento della religione Sì, è un dato molto interessante penso sotto multipli aspetti innanzitutto perché si tratta di una ricerca scientifica quindi si tratta di un dato importante in quanto ufficiale e, eh, secondariamente, come lei ha appena accennato, eh, sembra dare dei riscontri di controtendenza. Eh, in realtà, eh, penso che questo possa affermare con tanta serenità quanto eh, oggi la scelta, in quanto la religione cattolica è una materia che lo Stato garantisce ma che le famiglie scelgono, sia ancora una scelta che possa dare delle risposte vere per interpretare il reale agli alunni. E questo l'88% dice che moltissime persone ritengono quindi le spiegazioni culturali che avvengono all'interno dell'ora di religione, un eh, contributo serio allo sviluppo e alla crescita della persona, e perché la scuola eh, forma eh, buoni cittadini, quindi evidentemente eh, fornisce delle nozioni, ma al fine di creare delle buoni cittadini, persone capaci di vivere eh, in una società come quella di oggi. Società quindi complessa, società plurale, eh, in cui anche l'apporto delle conoscenze della religione cattolica e delle diverse eh, religioni contribuisce a poter vivere adeguatamente e bene in questa situazione. Qual è la sua sensazione come responsabile? Eh, dell'insegnamento della religione cattolica e naturalmente dell'ufficio che si occupa eh, di scuola di una diocesi grande come quella ambrosiana. Certamente un dato come questo dell'88% di avvalentesi, eh, come dire, da un certo punto di vista mi carica ancora più di responsabilità, nella misura in cui evidentemente questa scelta così importante, così chiara, eh, mette eh, sull'avviso una persona come me, che ha la responsabilità di seguire, di aiutare, di far crescere i docenti di religione, di farlo sempre al meglio e quindi di pensare tutte quelle iniziative per quanto riguarda la formazione annuale e permanente che possano sempre di più rispondere ai bisogni di oggi. Quindi, questo mi fa sì di mettermi innanzitutto in un ascolto concreto dei bisogni della scuola, in un dialogo attivo con i dirigenti scolastici, soprattutto. Uno magari generalmente potrebbe pensare che accade un dialogo qualora ci sia qualche problema da risolvere. In realtà ci sono tantissime occasioni in cui ci si incontra in modo molto piacevole per parlare a livello alto dell'andamento della scuola tutta. E pensate che questa ricerca di alto livello scientifico presentata dal segretario generale della CEIM, signor Nunzio Galantino, è stata condotta su un campione di 3.000 insegnanti e oltre 20.000 ragazzi. Particolarmente significativo il dato che abbiamo voluto evidenziare, ma anche l'interculturalità dei giovani che frequentano oggi le nostre scuole. Se è vero che il 91,7% degli insegnanti di eh, religione in scuola Statale ha in classe allievi di diverse confessioni religiose eppure così il 56,8% di coloro che insegnano in scuole paritarie di ispirazione cattolica. Restiamo in un ambito interculturale e eh, di accoglienza perché venerdì 3 febbraio alle ore 21 presso l'auditorium Aldo Moro in viale santuario a Saronno si svolgerà un incontro con don Virginio Colmegna che è presidente della fondazione Casa della Carità eh, titolo Accogliere i rifugiati e sempre in questa logica collegato dal 4 al 18 febbraio vi sarà eh, in mostra una rassegna le mille e una rotta. Chiaramente eh, il riferimento è alle rotte de, di coloro che arrivano, rifugiati, profughi nelle nostre terre. Si tratta appunto, come dicevo, di una mostra presso l'Istituto Padremonti in via San Giacomo 5 a Saronno. Eh, potete trovare gli orari di apertura su info.associazionepadremonti.it. La mostra è promossa dalle molte associazioni che aderiscono al coordinamento Quattro passi di pace. Bene, ora è tutto per questa seconda parte, ma noi torniamo nella terza con una mostra davvero bella. E quindi, come dico sempre, restate con noi. trovati nei nostri studi da cui usciamo subito come abbiamo detto per andare insieme virtualmente a visitare una mostra fotografica presso la fondazione Ambrosianeum che tra le tante iniziative per festeggiare i propri 70 anni ha appunto promosso questa rassegna che eh, si intitola Sguardi e racconta in scatti molto belli gli ospiti dell'istituto Sacra Famiglia. Noi l'abbiamo visitata con l'autrice Margherita Lazzati. Una tua nuova mostra fotografica che nasce da un lavoro già intrapreso presso la Sacra Famiglia di Cesano Poscone. Ecco, eh, quella mostra era stata anche esposta in alcune strade di Milano e nella Piazza Antistante, l'Istituto Sacra Famiglia. Adesso che cosa vuoi raccontare in linearità con la mostra precedente? È una mostra molto importante per me. Eh... Mi ha molto emozionato la richiesta di eh, fare dei ritratti a persone che vivono all'interno della Sacra Famiglia. Sacra Famiglia che io ho chiamato un paese aperto, uno straordinario esempio di umanità, mh, davvero sconosciuta anche ai più a Milano, e per me l'aver potuto conoscere questa realtà. È stato un dono immenso. E anche la richiesta di spogliarsi di retorica e incontrare sguardi di persone che ti accolgono, che ti fanno scoprire una umanità davvero sconcertante. A volte la maggior parte non parla, ma sorride con gli occhi se si accorge che tu vuoi conoscerlo. Alle nostre spalle per esempio c'è una grande fotografia e c'è una persona ospite dell'istituto. Chi è? Questo è un personaggio che entra nel cuore. Quando l'ho fotografato la prima volta ho portato gli scatti alla galleria La Fiche che è stato fondamentale nel ruolo di aiutarmi a selezionare l'enorme lavoro di fotografie che avevo raccolto. L'abbiamo chiamato Giacometti. In realtà è un ospite della Sacra Famiglia che è felice quando riesce a trovarsi davanti alla sua creta e la divide, sorridendo, alzando poco gli occhi dal lavoro che sta facendo, che lo prende completamente. Questa invece è una delle fotografie inedite. Che vengono proposte qui all'Ambrosianeum. Il dolore innocente, una ragazzina. Sì, la visita al reparto di pediatria è stata motivo di profonda ansia nel, nel mettersi in contatto con una realtà di sofferenza inaudita e di lievità nella vita quotidiana. Arianna ne è l'esempio. Rihanna, il suo sguardo è concentrato su una cosa che le piace molto, è quel piumino caldo che la avvolge e rappresenta la sua quotidianità, ma la ritroveremo in un'altra fotografia perché ho avuto la fortuna di tornare nel reparto di pediatria e poter scattare ancora fotografie ai bambini. E qui cosa abbiamo? E qui è ancora un reparto uh, di grande dolore, di grande scoperta. Persone che sembrano adulte in realtà uh, hanno un'umanità da bambini e, e loro riescono all'interno dello spazio che hanno a trovare uno, uno spazio di vera serenità. Continuiamo all'interno di questa mostra e andiamo alle spalle di Giacometti, come lo chiamate. Questa è l'immagine di cui parlavi, proprio qui si vede gli sguardi. L'importanza degli sguardi è immensa e questa fotografia oltre a commuovermi perché sempre ho ritrovato Arianna in, non più sola avvolta dalla sua coperta ma in un rapporto intenso e profondo con una persona che sa mettersi in contatto con lei questa è anche una fotografia che rende merito alla straordinarietà di persone che si prendono cura degli ospiti e devo dire che eh, ce ne sono altre ma questa rita che eh, convince Arianna a placarsi in un momento di eh, tristezza mi commuove ogni volta che la vedo. E pensate che la piccola Arianna, chiusa in un autismo devastante, non riesce nemmeno a dire la parola mamma, ma comunica con gli occhi. E allora, sguardi questa mostra bella, davvero. Fondazione Ambrosianeum, Via delle Ore 3 a Milano, dal martedì alla domenica, ore 10.19 fino al 12 febbraio. E ancora da un centro culturale importante come quello di Milano, una serata per parlare insieme di cultura e di, e di umanità. Largo corsia dei servi 4, appunto auditorium CMC, Giussani e Guardini. Ogni cosa diviene avvenimento, lunedì 30 gennaio alle 20.30. Di che cosa si tratta? La presentazione del libro Giussani e Guardini, una lettura originale, il volume è di Monica Scholz Zappa e l'edizione è Iacabu intervengono alla presentazione Carmine Di Martino che è docente presso l'Università degli Studi di Milano Uh, Ugo Perone, che eh, ha la cattedra Romano Guardini presso la Humboldt University di Universität di Berlino, e Monica Scholz-Zappa, che, come abbiamo detto, è l'autrice, ma è anche docente di Scienze Linguistiche e Culturali all'Università Albert Ludwig di Friburgo. Tutte le informazioni su www.centroculturaledimilano.it. E ancora. Una iniziativa al refettorio ambrosiano perché ripartono i fortunati incontri del ciclo Prendi il libro e mangia. Questa volta al refettorio Piazza Greco 11 a Milano, domenica 29 gennaio alle 19.30. Uh, si riflette su Riforma ed Ecumenismo. Lo sapete, siamo entrati nel Cinquecentesimo della Riforma luterana e appunto si approfondiranno i temi della Riforma con il teologo ecumenico Giovanni Cereti. Ma anche qui tutte le informazioni: www.refettorioambrosiano.it. Siamo nel momento. Della grande giornata della memoria, il 27 gennaio, e in questi giorni a Milano sono state poste alcune piccole pietre, dette pietre di inciampo. Ebbene, alcune di queste piccoli tasselli di pietre sono state già imbrattati allora noi adesso ascoltiamo una breve intervista col vicepresidente della fondazione memoriale della Shoah che spiega prima di tutto cosa sono le pietre d'inciampo ma poi ci ritorniamo ma questa è un'iniziativa che ha preso questo architetto tedesco che ha avuto questa idea di fare un museo diffuso, come si dice, un memoriale diffuso. Infatti, in Europa ci sono già oltre 50.000 pietre di questo tipo, in Italia ce ne sono diverse decine, e a Milano non era mai stato costituito un comitato. Abbiamo avuto uh, la. la... Decisione di costituire questo comitato con tutte le associazioni dei deportati, ex deportati, sopravvissuti e abbiamo voluto prendere l'iniziativa anche a Milano. Quindi quest'anno è la prima posa di queste pietre di inciampo, ne posiamo sei, di cui tre sono del mondo ebraico e tre del mondo della deportazione più ampia. E di anno in anno andremo ad aggiungere da 12 a 24 pietre, questo è il programma che ci siamo posti, individuando man mano i nomi fino ad arrivare al maggior numero possibile. Segnalano luoghi particolari ma vengono poste proprio per definizione l'idea è quella di porle di fronte all'abitazione da cui sono stati sradicati al momento della deportazione. Qualcuno è, per esempio, Banfi è davanti all'ufficio in Via dei Chiostri dove aveva l'ufficio, però comunque è dove aveva la sua vita normale e dove aveva la sua residenza abituale. Quindi segnalare come c'è stato questo distacco violento dalla realtà quotidiana e come da lì è iniziato il percorso. In tutti questi casi verso la morte. Avete visto nelle immagini forse una persona particolarmente anziana, vicina tra l'altro al sindaco Sala. Ebbene Liliana Segre, una delle ultime eh, persone che restano di coloro che sono state allora deportate in Auschwitz. Era una ragazzina. Ebbene, dicevo però, già alcune di queste pietre sono state imbrattate, eh, nello specifico quella dedicata a Dante Cohen che fu prelevato a Milano il 26 luglio del 44 e morì in Buchenwald. Ebbene, sabato 28 gennaio, il municipio 3 di Milano alle 15.30 convoca una grande manifestazione cittadina proprio per dire basta a questi gesti barbarici che nessuno fermerà. La memoria e nessuno toccherà ancora le pietre della memoria. Municipio 3, partecipate, si parte da Piazza Lima alle 15.30 e si arriva al memoriale della Shoah. Binario 21, stazione centrale. E proprio al binario 21 della stazione centrale la comunità ebraica di Milano e Sant'Egidio promuovono per la ventunesima volta, eh, domenica 29 gennaio alle 18.15, la manifestazione dedicata appunto alla memoria, nel punto esatto dove è sorto il memoriale della Shoah, ma che era un binario nel sottosuolo da cui partivano i deportati milanesi deportati per la gran parte il 30 gennaio del 44. Io voglio solo ricordarvi brevemente, perché siamo in conclusione, che per chi è ancora in tempo eh, ci ascolta di giovedì o di venerdì, sabato 28 gennaio alle 10.30, all'Istituto dei Ciechi di via Vivaio 7 a Milano si svolgerà l'incontro tra il cardinale e gli operatori della comunicazione in occasione della festa di San Francesco di Sales, che è il patrono dei comunicatori, di noi giornalisti. A dialogare con l'arcivescovo saranno Lucia Annunzio. Carlo Verdelli con la moderazione di Massimo Bernardini, tre volti molto noti, tre giornalisti famosi. Si parlerà di un tema dibattutissimo, vero, verosimile e post-verità. Se volete sapere cos'è la post-verità, venite all'Istituto dei Ciechi dalle 10.30, sabato 28 gennaio. Ora è tutto per questa nostra puntata, ma siccome, come ho detto, siamo nel momento della giornata della memoria ci lasciamo con una sigla molto 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 particolare ci vediamo giovedì prossimo e poi con tutto quello che vogliamo offrirvi come finestra aperta sulla chiesa di milano grazie per averci seguito a giovedì prossimo Era il 27 gennaio del 1945, quando un primo centinaio di soldati dell'Armata Rossa entrava dai cancelli di ferro arrugginiti, passando sotto la famigerata scritta: Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Ma quello che si liberava finalmente era appunto Auschwitz. Ogni 27 gennaio che arriva, nella data scelta anche in Italia dal 2000 come giornata della memoria, si rinnova il ricordo, ma ogni anno con una responsabilità in più, mantenere viva la consapevolezza di ciò che è stato, specie nelle giovani generazioni, ora che i più anziani, quelli che sopravvissero, allora bambini e adolescenti ai campi, stanno lasciandoci. E allora non basta parlare, forse anche solennizzare la giornata in maniera che pare a volte un po' logore e retorica. Non basta nemmeno partire credendo di andare in gita scolastica e tornando, ma sarebbe meglio spiegare prima dove ci si sta recando, increduli e sconvolti. Dire che orrore. E poi voler chiudere in ghetti che poco hanno di umano e dignitoso i poveri, gli sporchi e cattivi presunti di oggi. Occorre capire davvero. Amare la storia che è stata, perché è stata, comprenderla senza pregiudizi, invocare Dio, la sua presunza assenza se si crede, ma avendo ben chiara davanti agli occhi la nostra cattiva coscienza. E allora davvero, come scriveva Etty Illesum, che non vide nemmeno i suoi trent'anni perché anche lei non tornò da Auschwitz, una pace futura potrà essere veramente tale solo se prima sarà stata trovata da ognuno in se stesso. Se ogni uomo si sarà liberato dall'odio contro il prossimo, di qualunque razza o popolo, e l'avrà trasformato in qualcosa di diverso, forse in amore, se non è chiedere troppo.